Vengo da Livorno e cerco di fare lo sceneggiatore a tempo pieno e nel frattempo mi occupo anche di montaggi, regie, eccetera. Io sono sceneggiatore al 100%, arrivo da Milano ma in realtà sono di un paese della Valle di Susa e faccio lo sceneggiatore di fumetti per Topolino, ma ho lavorato anche un po' in televisione e in radio e ho fatto un film da sceneggiatore ma in Germania. Sono originario della Lombardia ma vivo a Roma e sono un aspirante sceneggiatore. Faccio lavoro sui set, però in altri reparti. Sono nato a Viterbo, ho studiato a Roma prima a Mamiani, poi filosofia alla Sapienza, poi ho continuato il mio percorso studiando all'UCLA a Los Angeles filmmaking e poi sono ritornato in Italia e diciamo vado avanti in questo momento duro che è quello del cinema e dello spettacolo in Italia. Io sto conseguendo una laurea specialistica in comunicazione. La passione per la sceneggiatura è nata nel corso degli anni attraverso diverse collaborazioni con diversi registi sia della zona sia conosciuti tramite il web e sostanzialmente è una formazione da autodidatta la mia attraverso manualistica, incontri e cose di questo tipo. Come hai conosciuto Talenti in Cotto? Tramite il web, poi comunque essendo stato abbastanza a contatto con gli ambienti, insomma, se non concorso che circola la voce. Io avevo già letto l'altro anno del concorso, però non ero arrivato in tempo a partecipare, ho detto questa me la leggo al dito, voglio farlo, perché quest'anno quando ho visto che c'era ho iniziato a scrivere praticamente subito per esserci e arrivare in tempo. Penso che per un aspirante sceneggiatore sia un buon modo di cominciare, l'ho conosciuto guardando un po' su internet. Con Emanuele ci siamo incontrati attraverso un conoscente comune, proprio attraverso il web, e quindi diciamo che proprio la rete è stata autrice della nostra collaborazione. Quali sono i punti di forza della tua storia? Come ti aspetti questo pitch? Punti di forza credo sia la poesia di due solitudini che cercano di incontrarsi e di superare le difficoltà del mondo di oggi. Il mio punto di forza è che è una storia per il pubblico, una storia che voglio raccontare per far ridere la gente e so come raccontarla, insomma, sono anche uno disegnatore fallito, però posso disegnare i miei storyboard e voglio disegnare tutta la storia prima e avere le idee molto chiare quando si arriverà al set, se si arriverà sul set. La mia storia è una storia che parla della qualità della vita nella grande città, quindi cerco di parlarne in modo abbastanza leggero, scherzandoci un po', anche perché il tema poi effettivamente non è così pesante, insomma. Sostanzialmente la fortuna, che era il tema chiave del concorso, viene rielaborata in chiave grottesca, fantastica, una sorta di commedia nera, quindi questo tipo di storia sostanzialmente difficilmente trova spazio, però permette di ampliare i confini, permette grossa libertà di scrittura, quindi era un elemento narrativo che valeva la pena sviluppare.